Ben ritrovati a tutti ragazzi, siamo qui con un nuovo unboxing. Innanzitutto Chupacabra a tutti voi. Arrival, edizione Steelbook, una delle più bramate e praticamente andate esaurite. Infatti non vi potrò mettere il classico link in descrizione perché non si trova più praticamente. Un film fantastico di Villeneuve, al solito film molto molto da scervellarci proprio fino all'ultimo per capire la trama, veramente meraviglioso. Amy Adams e Jeremy Renner fantastici in questo film. Ha vinto anche l'Oscar, come vedete qua, premio Oscar 2017 come miglior montaggio sonoro. Infatti ha un sonoro da paura, guardatelo, con delle casse, con un impianto se potete fantastico, perché veramente il sonoro è il terzo attore di questo film dopo Amy Adams e Jeremy Renner, serve veramente tantissimo. Edizione Steelbook, dicevo, fantastico, con questo glifo e Amy Adams che va, diciamo, a comporlo. Anzi, prova ad interagire con questo glifo. Parliamo sempre al solito dei contenuti speciali. Abbiamo xenolinguistica, che è praticamente la lingua che andrete a vedere nel film, comprendere Arrival. L'eterno ritorno, il risultato. Tracce acustiche, la progettazione del sonoro, fantastico contenuto speciale. Pensiero non lineare, il processo di montaggio. Principi di tempo, memoria e linguaggio. Per quanto concerne l'aspetto, che lo dico sempre, che per me è importantissimo, abbiamo un 2.39 come rapporto, quindi bande nere sopra e sotto, purtroppo. Chiaramente alta definizione, audio abbiamo un 5.1 DTS HD Master Audio per italiano e francese, quindi se siete francesi potete acquistare questa edizione qui se la trovate, e un inglese 7.1 DTS HD Master Audio, che è ancora oltre la qualità sonora di quella italiana praticamente, ed è veramente fantastico. Andiamo a vedere il davanti, cioè andiamo a vedere la Steelbook priva di queste cazzerola di scritte, ecco. Ok, una volta liberatici di questo cartoncino del piffero, possiamo vedere la Steelbook in tutto il suo splendore. Abbiamo appunto questo glifo, come detto, Amy Adams che cerca di interagire, la parte superiore che è una roccia e anche la parte superiore. Dietro abbiamo la stessa, una delle scene fantastiche del film, anche se non è composta in questo modo. Comunque non vi spoilerò nulla, perché comunque guardando il film capirete. Purtroppo nessun effetto rialzato o incassato nella Steelbook. Lateralmente abbiamo la scritta Arrival semplice, logo di Sony, anche lui come Life è stato distribuito da Sony. Dentro purtroppo molto 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 deludente. Come vedete, disco azzurro, ricorda un po' quelli là della Disney, e poi c'è un'immagine che si intravede di questi alieni, ma col controluce neanche ve lo faccio vedere, neanche riesco a farvi vedere. Comunque vedete, qui c'è una sorta di disegnino, ma non si vede nulla. Togliendo il disco vediamo se c'è qualcosa. No, non c'è nulla, c'è una piccola ombra che è dell'altro alieno, ecco. Ma purtroppo interno deludentissimo per quanto concerne questa Steelbook, che nonostante questo è bramatissima dai collezionisti. Siamo riusciti a trovarla io e Lori in un MediWorld pure col 50%, quindi botta di culo assoluta. Detto questo ragazzi, io vi invito a lasciare un bel mi piace, commentare qui sotto se avete visto quel film, questo film, e cosa ne pensate riguardo questo film, magari ne discutiamo qui sotto. E niente, ci vediamo alla prossima, ciao a tutti!